Siano lodati Gesù e Maria. La liturgia della Santa Madre Chiesa di questa 33ª domenica del tempo ordinario, fratelli e sorelle carissimi, fondamentalmente ci fa riflettere in modo da un lato ampio e dall'altro anche molto concreto e particolareggiato su un tema molto importante, che è quello che il Signore ci dona e come noi corrispondiamo e facciamo fruttificare i doni che ci ha donato. Se avete sentito, generalmente è un pochino difficile memorizzare la preghiera che io ho fatto all'inizio della Santa Messa, ho proprio detto: guarda Signore, tu ci hai dato molti beni nell'ordine della creazione e nell'ordine della grazia, aiutaci e dacci un pochino di buona volontà perché possiamo impiegarli bene e così, quando ce ne chiederai conto, possiamo essere annoverati tra i servi fedeli. La parabola dei talenti, che approfondirò, se Dio vuole, nella Santa Messa di domani, ci esorta proprio a questo. Sapete che i talenti erano cose di grande valore. Dio li consegna in maniera differenziata, ma vuole che siano fatti fruttificare. Per cui, tanto perché possiamo anche noi riflettere sul messaggio di questo Vangelo, ricordiamo sempre una cosa. Molte volte si sente dire: io Padre non faccio niente di male, quindi non faccio male a nessuno. Basta secondo voi non fare male a nessuno per andare in paradiso? Detto proprio in termini... Cosa dice Gesù nel Vangelo? Vi ricordate? Allora, ci sta il proverbio popolare che dice: non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te, giusto? Questo però è il proverbio popolare. Ma nel Vangelo cosa dice Gesù? Non dice non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te, il Vangelo di Matteo, ma dice: tutto quello che volete che gli altri facciano a voi, voi fatelo a loro. Quindi non basta non fare niente di male, occorre fare molto bene per andare in paradiso. E qui vorrei oggi comunque approfondire brevemente, ma anche bene, la prima lettura e la seconda lettura. Secondo noi che c'entra il discorso dei proverbi sulla donna virtuosa? Qui tutte quante le donne devono specchiarsi in questa lettura e incarnare perfettamente l'ideale femminile che solo la Madonna ha perfettamente incarnato e da cui tanto bene può venire l'umana società. I papi si stanno svolando dicendo che magari le donne facessero le donne belle e vere e ne verrebbe tanto bene per tutti. Ma che c'entra la donna col discorso della liturgia di oggi? Cioè, del fatto che il Signore dà dei doni o vuole. Chi ha partecipato prima all'incontro di catechismo degli adulti c'ha qualche input. Perché questa donna perfetta di cui si parla nella Sacra Scrittura è l'immagine della Chiesa, cioè di tutti noi. Voi sapete cosa dice San Paolo quando parla del sacramento del matrimonio? Ricordate, questo mistero è grande, lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa, cioè le nozze tra un uomo e una donna sono segno e immagine delle nozze tra Cristo e la Chiesa. La Chiesa è femminuccia, è donna, perché è sottomessa al suo sposo che è Cristo e lo serve e lo ama. Allora, rileggiamo la prima lettura pensando che questa donna sono io nei confronti del mio sposo che è Gesù, no? Una donna perfetta, chi potrà trovarla? Qui c'è un eco delle parole del Vangelo. Cosa raccomanda Gesù ai suoi discepoli al termine del discorso della montagna? Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. L'ha detto Gesù. È raro trovare una donna perfetta? Quindi è raro trovare un cristiano che tende sinceramente alla perfezione? Sì. Ben superiore alle perle al suo valore. Ecco, però... una donna che tende alla perfezione, cioè un cristiano che fa sul serio, dice che in lei confida il cuore del marito, cioè Gesù si fida, e infatti Gesù dei suoi santi si fida e come gli dà delle grandi responsabilità. E che cosa fa questa donna nei confronti dello sposo? Gli dà felicità e non dispiacere per tutti i giorni della sua vita. Domanda: se Gesù adesso ti sta guardando, mettiti in coscienza davanti a Lui e chiediti: io nella mia vita sto facendo contento Gesù oppure no? Gli sto dando dispiaceri o no? Ma sinceramente,
davanti a lui. Gesù lo ha detto le cose che gli danno dispiacere. Ci abbiamo qui vicino al lambone sempre questa bella immagine del Sacro Cuore, quando apparve questa donna, gli disse: ecco il cuore che ha tanto amato il mondo e in cambio non riceve altro che ingratitudini, nemmeno mi dicono grazie, indifferenze, non me se filano proprio, manco che passo davanti alla chiesa e mi faccio un segno della croce, zero, freddezze, cuori freddi che lo amano poco, a volte purtroppo oltraggi e sacrilegi, cose brutte, brutti comportamenti nei suoi confronti, diretti, quindi proprio diretti contro di lui. Sapete che il peccato più grave che si possa fare, che Dio ve ne scampi e ce ne scampi, è fare la comunione senza essersi confessati quando non si è in grazia di Dio. Per un prete azzardarsi di andare a celebrare la messa, Dio non voglia, avendo fatto qualche brutto peccato. Questo è il più grave di tutti, più grave ancora della comunione sacrilega. Capite? E purtroppo accadono queste cose. Quindi noi diamo felicità, cioè noi possiamo dare felicità a Gesù, cioè Gesù ci guarda e dice: ecco un figlio mio che non mi dà dispiaceri, non commette troppi peccati, soltanto quelli che proprio dipendono dall'umana debolezza, e cerca per quanto possibile di amarmi, di avere un rapporto curato con me e soprattutto di fare quello che io tanto voglio, di amare i suoi simili, di amare i suoi fratelli, di stare in pace con tutti, di costruire comunione, amore, concordia, di fare del bene, adesso lo vedremo. Si procura lana e lino, li lavora volentieri con le mani, stende la sua mano alla conocchia e gira il fuso con le dita. Cioè, la donna virtuosa è una donna laboriosa. Non soltanto essere laboriosi anche questo, perché anche il nostro lavoro umano glorifica il Signore, deve essere fatto bene, onestamente e con tanto amore verso Dio e verso il prossimo che ne trae beneficio dal nostro lavoro. Ma qui è anche il lavoro che noi facciamo su noi stessi. Capite? Noi abbiamo un'umanità che ha ricevuto dei doni da parte del Signore, la parabola dei talenti, ma ci abbiamo anche tanti difetti, o no? Il problema è questo qui, che se noi non lavoriamo su noi stessi, la legge della natura è questa qua, i difetti aumentano e si incancreniscono e i pregi rimangono soffocati, non si vedono. E perché questo non accade, non c'è nessun altro al di fuori di noi stessi che può prendere in mano la vita, mettersi in ginocchio davanti al Signore e dire: dammi una mano, ma io devo lavorare per progredire nel bene, cercare di limitare, di correggere le cose che non funzionano, perché questo può farlo soltanto la nostra buona volontà, come ho chiesto a nome di tutti al Signore nella preghiera di cui vi accennavo e che ho detto all'inizio della messa. Poi la misericordia apre le sue mani al misero, stende la mano al povero. Sono le elemosine, proprio le elemosine concrete, gli aiuti. Io ogni tanto mi chiedo e chiedo alle persone, se abbiamo tutti quanti soldi sono passati nelle nostre tasche da quando siamo nati? Ci siamo fatti questa domanda? Boh, quanti soldi guadagna? Quanti soldi? E quanti soldi avrò dato in beneficenza? L'1%? Il 10%? Il 50%? Più o meno. Voi sapete che i soldi, diceva il buon San Francesco, i soldi non sono un male in se stesso, i soldi lo possono diventare un male, se diventiamo avari, avidi, se li usiamo per cose inutili o non necessarie o per altre cose. Ma i soldi di per se stessi sono neutri, non sono né bene né male, bisogna vedere l'uso che ne fai, se si è attaccato o se non si è attaccato. Allora, l'unico modo per portarsi i soldi dall'altra parte, sapete qual è? Sono le elemosine, perché ogni volta che io do i soldi in elemosina li tolgo dal mio conto bancario terreno, d'accordo? Dalla Banca di Roma, non lo so, dal Monte dei Paschi, dove c'avete il conto, però li metto dentro una banca, io la chiamo la BDC, la conoscete? Grande banca, si chiama la Banca del Cielo, amministratore unico è il nostro Signore Gesù Cristo, tasso di interesse 100 per 1, ce l'ha detto lui nel Vangelo, capito? E ricompensa la vita eterna. Ogni centesimo che ho dato in elemosina sta tutto quanto lì, Lì non ci sono cadute dei mercati, borse, niente. Quello è tutto messo, l'unico modo è portarci un po' di soldi dall'altra parte. Perché il resto se li spartiscono i nostri eredi, molte volte litigandosi, scannandosi, mandandoci gli accidenti anche dopo morti, magari senza farci dire manco la messa, dopo che siamo morti. Si scannano per i soldi, non sono manco buoni da 10 euro a un parroco per fare una messa almeno di suffragio, capite?
Quindi una persona che tende alla perfezione è munifico, è liberale, non ha paura di mettere le mani in tasca per dare. È un grande segno di maturità cristiana questo. E poi, fallace la grazia e vana la bellezza, ma la donna che teme Dio è da lodare. Questo vale per ogni cristiano. San Paolo fa un po' di santa ironia, dice l'esercizio fisico giova poco, cioè per certamente noi dobbiamo curare la salute del corpo, d'accordo? Ma dobbiamo curarla bene, eh? Avete visto che ha fatto il Papa recentemente? Ah, non lo sapete che ha fatto il Papa? Andavo a sentire i giornali, eh? In Vaticano dall'anno prossimo non si vendono più le sigarette. Niente sigarette. Questo è un gesto molto forte, perché vuol dire che il Papa sta dicendo, e dice bene, non c'è bisogno che dico io che dica bene il Papa, che il fumo non va tanto bene, perché il fumo nuoce la nostra salute, capite? E se tu nuoci la tua salute, stai attaccando un bene che Dio ti ha dato, perché il tuo corpo deve rimanere in buona salute fino a quando il nostro Signore desidera che tu resti sul pianeta Terra, capite? Quindi noi non dobbiamo essere culturisti, salutisti, fitness, eccetera, però non possiamo neanche maltrattare il nostro corpo, capite? Quindi San Paolo dice esercizio fisico gioca poco, bisogna molto curare l'anima, però il nostro corpo non possiamo maltrattarlo, quindi con i vizi o chi abusa dell'alcol o chi mangia troppo, e non è il problema che mangia troppo perché non c'è più la linea, capite? Ma se uno mangia troppo e diventa obeso mette a repentaglio la propria salute, d'accordo? Quindi certamente non dobbiamo essere troppo vanitosi, però il corpo va rispettato fino a quando ce l'abbiamo, perché è lo strumento con cui noi viviamo in questa terra, è lo strumento con cui possiamo servire il Signore e fare del bene al prossimo. Ecco, certamente è la donna che teme Dio è da lodare. Più importante della salute fisica è un'anima che loda il Signore, un'anima che loda il Signore è un'anima che vive in perfetta comunione con Lui, che è felice di quello che da Lui ha ricevuto e che si spende al suo servizio. Questa è l'immagine bella che la prima lettura ci presenta. Una sola parola breve sulla seconda. Nella seconda lettura San Paolo ha detto una cosa, fondamentalmente. Ci sarà un giorno del Signore. Qual è il giorno del Signore? Ci saranno due giorni del Signore per la nostra vita. Uno, non vogliatevene a male, ma questo purtroppo dobbiamo parlarne, specialmente per il Signore, è il giorno della nostra morte. Quello è il giorno del Signore, è il giorno in cui il Signore ti chiama e ti dice, bene, ti ho dato una vita terrena, ti ho dato dei doni, ti ho dato un'anima, tu che cosa ne hai fatto durante la tua vita terrena? Perché questo ci chiederà il giorno del giudizio particolare. E ogni volta che noi, io questo lo faccio sempre, ogni volta che celebro un funerale, io sempre ci penso. Ma se lì dentro oggi ci fossi stato io, che gli andavo a raccontare al nostro Signore? Come sto vivendo? Come sto spendendo il mio tempo? D'accordo? E poi ci sarà il giorno ultimo, giudizio universale, in cui il Signore sarà la risurrezione della carne e tutti quanti dovranno in pubblico rendere ragione a Lui di quello che hanno fatto. Allora, noi come stiamo dinanzi a questo fatto, che ci sarà la morte? A San Paolo dice, voi fratelli non siete nelle tenebre così che quel giorno possa sorprendervi come un ladro. Voi siete figli della luce e figli del giorno. Cioè, se io vivo in amicizia con Gesù, se io Gesù lo amo, non ho paura del giorno della morte. Per due motivi. Primo, perché gli dirò, Signore mio, vabbè, io sono un povero peccatore, ho cercato di fare del mio meglio, sicuramente tante cose non funzionano, d'accordo? Perché potevo fare di più, potevo fare di meglio, sicuro, ma ci ho provato, quindi abbi misericordia. E secondo, se io l'ho cominciato a male in questa vita, ma il giorno della morte, io sono contento perché è finito il tempo della separazione da Lui. Dicevamo prima, sempre al catechismo degli adulti, che la Chiesa non ha ragione di esistere per la terra, eh? Noi esistiamo per il cielo e noi dobbiamo chiederci se sto vivendo la vita terrena come se non dovesse finire mai, non ci penso mai che ci sarà una vita dell'aldilà, e soprattutto come la penso la vita dell'aldilà, come la pensiamo la vita dell'aldilà? Sì, ci starà qualcosa e quindi comunque sono vissuto, sicuramente andrà a finire bene, quindi ci sta qualcosa. La vita finisce, posso stare tranquillo perché tanto finita la vita andremo a stare meglio. Questo vale per tutti secondo noi, comunque uno sia vissuto, qualunque cosa abbia fatto, adesso con tutte le altre polemiche stanno facendo con la morte del boss della mafia, d'accordo? Polemiche alcune molto molto gratuite, no? Ma vanno tutti in paradiso? Andiamo tutti in paradiso finita la morte? Qualunque cosa sia successa comunque abbiamo vissuto? Cioè va in paradiso per esempio, senza giudicare la persona, un boss della mafia impenitente?
Cioè uno che si fosse macchiato di centinaia di omicidi, alcuni efferati, va a fianco a San Francesco, uno che sta così secondo noi, in paradiso? È possibile una cosa di questo genere? Cioè la mia coscienza ha un'idea di questo genere, sta tranquilla, oppure dice, insomma, speriamo che si sia salvato, speriamo che si sia pentito, per carità, non auguriamo il male a nessuno, ma insomma non è possibile che stia vicino a San Francesco uno così, o sbaglio? Sbaglio? Cioè, cosa ci dice la nostra coscienza? Allora, certamente, la nostra vita dopo la morte dipende da come abbiamo vissuto la vita terrena. E non è la stessa cosa aver vissuto come San Francesco o aver vissuto come un boss della mafia impenitente. Questo è sicuro, questo qui. Capite? E dobbiamo... E quindi, se questo è così, è chiaro che da come io vivo sto scrivendo ogni giorno le sorti della vita del mondo che verrà. Noi qui sulla Terra possiamo starci quanti anni? Il mio migliore amico c'è stato 23 anni qua sul pianeta Terra. Ci si sposta 50, 60, 70, 80, 90, 100. La suora più vecchia del mondo è morta a 115 anni. 115, ma poi è finito. E sapete che dallo scoccare del giorno della morte comincia la vita che non finisce mai. Non finisce più. Capite? 115 anni in confronto all'eternità non sono niente. Eppure in questi anni noi ci decidiamo la sorte sempiterna. Su questo la Chiesa ci invita a riflettere, non perché ci agitiamo, ma perché viviamo da uomini responsabili davanti a Dio e siamo consapevoli che ci scriviamo da noi quello che è la nostra vita ultraterrena. Dio ci vuole con sé, ma non ci vuole con sé a dispetto di noi. Se noi non siamo docili alla sua volontà, aperti ai suoi insegnamenti e disponibili a vivere come lui vuole per poterlo un giorno godere in cielo. Chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti nel nostro pellegrinaggio terreno ad essere come lei, che è l'immagine perfetta di ciò che la Chiesa dovrebbe essere, perfettamente felice in questo mondo e perfettamente beata in paradiso, dove ci attende e dove con la sua intercessione ci aiuta adesso, come diciamo nell'Ave Maria, e nell'ora della nostra morte, che speriamo per tutti noi sia il giorno dell'incontro con il nostro amico Gesù e non uno spauracchio da temere, ecco, come se il giorno del Signore fosse quello di un ladro. Ecco, Gesù è un nostro amico che speriamo tutti quanti di attendere per poterlo in cielo godere. Siano lodati Gesù e Maria.